Mi chiamo Maria de Unterrichter, ma il mio vero cognome era von Reckenthal, prima che i fascisti ci obbligassero a cambiare il cognome. Sono nata il 20 agosto del 1902 in terra trentina, la stessa terra dove era nato Alcide De Gasperi, di cui io ho sempre avuto una grande ammirazione politica. Ho fatto gli studi classici e sono sempre stata innamorata della letteratura, a tal punto che mi sono segnata a Roma alla facoltà di Lettere della Sapienza, dove appunto mi sono laureata e subito dopo ho cominciato ad insegnare alle medie. E prima di iniziare la carriera politica, che non è arrivata proprio prestissimo, per me, mi sono sposata, ho incontrato mio marito all'università e lui era un avvocato napoletano, si chiamava Angelo Raffaele Iervolino e mi sono sposata con lui nel 1930, ho lasciato l'insegnamento e sono andata a Napoli. Dove però ho recuperato, diciamo, le mie capacità di fare lavorando appunto e riunendo e rafforzando il gruppo delle donne cattoliche. Ero a Napoli quando nella seconda guerra mondiale e sono sempre stata fermamente antifascista come mio marito. E tant'è vero che ero una sorvegliata speciale, diciamo, della polizia e molte cose non le abbiamo potute fare proprio per questo. E a Napoli è nata mia figlia, Rosa Russa Iervolino, e lei è stata sindaca di Napoli dal 2001 al 2011, ma purtroppo alcuni anni dopo la mia morte, avvenuta nel 1975 a Roma. Mi sono occupata, dunque sono stata eletta insieme a mio marito nella Costituente e siccome non potevamo stare nello stesso collegio, la Democrazia Cristiana mi assegnò il collegio di Potenza in Matera, un territorio a cui fui molto, molto attaccata, anche per la disposizione appunto dei partiti in quel momento di essere molto presenti sul territorio. Subito dopo, però, sempre la Democrazia Cristiana mi dette il collegio di Avellino, Salerno, Benevento e quindi ritornai, diciamo, in Campania. Sono stata la prima donna nella pubblica istruzione, ero sottosegretaria alla pubblica istruzione, proprio in un periodo in cui c'era tanto analfabetismo femminile. E le donne per me sono state una grande opportunità, un grande punto di riferimento e soprattutto grande abbandono scolastico da parte dei più giovani. Io dunque in politica mi sono occupata di donne, mi sono occupata di Mezzogiorno e, per esempio, ho lottato molto per la legge Merlin perché ero d'accordo per l'abolizione delle case di tolleranza. Chiaramente, dunque, sono stata fervente cattolica e ho avuto e praticante, ma sempre aperta a tutte le differenze. E sicuramente la mia capacità delle lingue mi ha portato all'interesse per l'Europa e a lavorare anche proprio per lo stesso partito a tante problematiche tipicamente europee. Ho viaggiato molto tra l'India, America, Africa. E questo lo devo sempre a questo amore per le lingue acquisito in un viaggio purtroppo obbligatorio da profuga ad Innsbruck.